Molto spesso negli esercizi di termodinamica e nelle applicazioni bisogna calcolare il calore scambiato da un sistema termodinamico, tipicamente il solito gas perfetto, con l'ambiente esterno. Un modo per calcolare questo calore scambiato è applicare il primo principio della termodinamica. Ma questo presuppone che si conosca il lavoro scambiato dal gas con l'ambiente esterno e anche la variazione della sua energia interna. Altrimenti c'è un altro modo per calcolare il calore che il gas scambia con l'ambiente esterno, e è quello di utilizzare il calore specifico del gas. Vedremo che i diversi gas hanno diversi valori di calore specifico, un po' come il calore specifico era differente anche da materiale a materiale per i liquidi e per i solidi. Inoltre, per solidi e liquidi ci si riferisce di solito, anzi sempre, al calore specifico per unità di massa, cioè per chilogrammo. Invece, nel caso dei gas, siccome la quantità di gas si misura e si esprime più frequentemente in moli piuttosto che in chilogrammi, allora si utilizzeranno i calori specifici non per unità di massa, cioè per chilogrammo, ma per mole di gas, i calori specifici molari. Andiamo quindi a definire questi calori specifici molari dei vari gas perfetti. Prima ricordiamo i calori specifici per unità di massa. Prendiamo una sostanza. Che cos'è il calore specifico di quella sostanza? È il calore da somministrare a un chilogrammo di sostanza per riscaldarla di un Kelvin o di un grado centigrado, che è la stessa cosa. Calore specifico riferito all'unità di massa. Facciamo degli esempi. Calore specifico del ferro 450 joule su chilogrammo Kelvin, che significa per scaldare un chilo di ferro di un Kelvin e un grado centigrado bisogna fornirgli 450 joule di calore, oppure 108 calorie, che è l'equivalente di 450 joule. Quindi potremmo anche scrivere calore specifico del ferro 108 calorie per ogni chilogrammo di ferro e per alzarlo di un grado, la sua temperatura. Cos'è invece il calore specifico molare? È la stessa cosa, ma invece che riferito a un chilo è riferito a una mole di gas. Perciò il calore specifico molare di un gas è la quantità di calore da somministrare a una mole di quel gas, per riscaldarlo di un grado. I calori specifici molari si utilizzano per i gas, ma in teoria possono essere definiti e utilizzati anche per sostanze solide e liquide. Per esempio, si può definire, anche se non si utilizza quasi mai, il calore specifico molare del ferro. Invece di prendere un chilogrammo di ferro, bisogna prendere una mole di ferro. Una mole di ferro sono 25, sono circa 56 grammi di ferro. Quindi ci chiediamo quanto calore serve da dare a una mole di ferro, cioè circa 56 grammi di ferro, per scaldare la temperatura di un grado. Questo calore è 25,1 joule, oppure in calorie sono circa 6 calorie ogni mole, quindi ogni 56 grammi di ferro per scaldare di un Kelvin. Come specificato qua, per scaldare una mole di ferro di un grado bisogna fornirgli questi joule oppure queste calorie. Come si passa dal calore specifico per chilogrammo, per unità di massa, a quello molare, cioè per mole? Bisogna applicare la legge fondamentale della termologia, che ci permette di calcolare il calore da fornire a una massa M qualunque, di un dato materiale per riscaldarla di una quantità di gradi che non è necessariamente un grado, ma è un delta T, generico. Allora bisogna prendere il calore specifico di quel materiale, che è il calore necessario per riscaldare di un chilogrammo, cioè un chilogrammo soltanto di un grado, e poi moltiplicare per il numero dei chili e il numero dei gradi da riscaldare. La stessa cosa la possiamo scrivere invece che con la massa in chili, invece con le moli. Quindi noi potremmo prendere il calore specifico molare, quindi il calore necessario per scaldare una mole di quel, per esempio, di ferro, di un grado. E poi, siccome però non abbiamo una mole e non dobbiamo scaldarla di un grado, ma abbiamo n moli e dobbiamo scaldare questa quantità di ferro di tot gradi, allora dobbiamo moltiplicare il calore specifico molare, che si riferisce a una mole e un grado, per il numero delle moli e il numero dei gradi di riscaldamento. Esattamente come avevamo scritto qua. In questo modo abbiamo il calore da somministrare a n moli di ferro per riscaldarle di un certo intervallo delta T, conoscendo il calore specifico molare del ferro. Allora, se noi confrontiamo queste due espressioni della quantità di calore da somministrare alla nostra quantità, per esempio, di ferro, allora possiamo ricavare il calore specifico per unità di massa in funzione del calore specifico molare.
Quindi calore specifico per la massa è uguale al calore specifico molare per le moli. Ma siccome la massa molare, cioè la massa di una mole, in questo caso di ferro, è uguale al rapporto tra la massa di ferro che noi abbiamo, per esempio abbiamo 5 kg di ferro, diviso il numero delle moli, allora andando a sostituire nella formula precedente otteniamo il calore specifico per unità di massa dato dal calore specifico molare diviso la massa molare. Infatti se portiamo la massa di ferro, per esempio 5 kg che noi abbiamo qua sotto, otteniamo il reciproco della massa molare. Possiamo anche invertire questa formula per ricavare il calore specifico molare in funzione del calore specifico per unità di massa. Nel caso del ferro dobbiamo moltiplicare il calore specifico del ferro per la massa molare del ferro. Quindi dobbiamo moltiplicare 450 joule su chilogrammo Kelvin per la massa molare del ferro, che è quasi 56 grammi. E così ecco che ricaviamo il valore scritto prima, cioè 25,1 joule su mol Kelvin. Quindi, riassumendo fin qui, queste sono le formule che permettono calcolare il calore specifico per unità di massa, noto quello molare, oppure quello calore specifico per mole, noto il calore specifico per chilogrammo.